Care amiche ed amici, continuo i programmi avviati le volte passate, dopo qualche giorno, parlando questa volta del XX secolo, il secolo che ci siamo già lasciati alle spalle, il XX secolo, il secolo dei grandi ideali, se così si possono chiamare, che sono tutti finiti in catastrofi, in disastri, e che in realtà si sono manifestati nel XX secolo, ma erano anteriori al XX secolo, nati dal positivismo, dal razionalismo, dal scientismo. Sto parlando tanto del marxismo come del liberalismo, per quello che il marxismo e il comunismo sono imparentati con il nazionalsocialismo tedesco, cosa che non tutti sanno o comprendono. Le radici del socialismo sovietico e del nazionalsocialismo del Terzo Reich sono comuni e affondano nell'humus del positivismo e razionalismo europeo occidentale moderno. Dicevo, secolo XX, secolo corto dei grandi ideali che hanno portato alla trasformazione delle società di tutto il mondo, ma anche a forti trastorni, a due grandi guerre mondiali che non sono servite a niente. E alla creazione di un regime, quello sovietico, che voleva risolvere i problemi dell'umanità, come li ha voluti risolvere la rivoluzione francese. Con il razionalismo si è voluto combattere ciò che era d'ostacolo al progresso umano. Chiaro, ciò che rimaneva di fuori era visto come scomodo e doveva essere eliminato. Per combattere i despotismi, le tirannidi, i cattivi governi, si è arrivati ad imporre una dittatura del proletariato, come se per abbattere un ancien regime tirannico, dittatoriale, dispotico e assolutistico ci fosse bisogno di una tirannide, come se per combattere un antropofago diventi cannibale e te lo mangi. Chi è peggio allora? Un governo assolutistico dispotico, di privilegiati, però che è tale in accordo alla tradizione ancestrale? Oppure una nuova, razionale tirannia pensata a tavolino per distruggere la vecchia tirannide? Per me è sempre lo stesso. Quindi bisogna stare attenti, perché queste sbandate nella politica e nell'ideologia politica sono molto comuni. Tu vuoi combattere un nemico e poi sempre passare dall'altra parte a comportarti come il tuo nemico per combattere il tuo nemico, e poi alla fine lo sostituisci. Si sostituisce una cattiva tirannide con una peggiore. Allora era meglio quella vecchia. Magari era più attenuata. Con i secoli le tirannidi si attenuano, come le piramidi col vento. Comunque, ecco, il nostro secolo, il secolo XX, che a me ancora risulta strano dire che è trascorso. Io sono una persona del scorso secolo, e certo, perché siamo nel XXI secolo da 16 anni, ma io ne ho 46, quindi significa che la maggior parte della mia vita sono nato e vissuto nello scorso secolo. Sono una persona del secolo passato. Questo mi fa più vecchio di quello che mi dovrei sentire. Ma chissà quanti di voi che mi ascoltate
Siete come me del XX secolo. Magari avete più anni di me o meno. Però, voglio dire, non c'è nulla da riscattare politicamente ed ideologicamente parlando del XX secolo. Neanche del post-guerra, dal 45 in poi, che possiamo riscattare della Prima Repubblica, del pentapartito. Forse la militanza di molti, in qualsiasi partito politico, perché la gente il più delle volte aveva buone intenzioni, ma i dirigenti no. I dirigenti sapevano quello che succedeva a Mosca, della gente sequestrata, perseguitata, dei dissidenti torturati, uccisi. E quindi le dirigenze dei partiti erano tutte responsabili di quello che succedeva in Italia. E se avessero vinto i partiti di estrema sinistra, ci saremmo ritrovati in un clima sovietico che non sarebbe piaciuto a nessuno. Poi è caduto il muro di Berlino, uno degli eventi più importanti del XX secolo, e già gli è caduta la legittimazione, il motivo di essere ai partiti comunisti e socialisti italiani. Adesso non so nel nome di che, dopo 26 anni che è caduto il comunismo nell'est, in nome di che legittimano le loro ideologie e la loro politica quelli del PD. Infatti si stanno avvicinando pericolosamente al PDL, forse sarà per quello. Il comunismo, il marxismo socialista sovietico erano uguali nella loro concezione al nazifascismo, e quindi per quello che destra e sinistra sono uguali. Sono gli eredi dei grandi ideali del XX secolo, ideali eredi della rivoluzione culturale positivistica, illuministica, enciclopedistica, moderna, e quindi hanno questo voler pianificare tutta la condotta umana, tanto all'estrema destra come a sinistra. Tutto passa attraverso una pianificazione di Stato. E quindi non si è più padroni di nulla nelle proprie vite, dalla culla alla tomba, tanto nell'est come nell'ovest, tanto sotto regimi comunisti come nazisti o fascisti o falangisti, franchisti, polpottisti, complottisti. Che ci rimane degli ideali del passato? E siamo orfani di questi ideali. Poi in Italia abbiamo subito una cocente delusione dal PCI di Enrico Berlinguer con il compromesso storico, poi la Democrazia Cristiana, la balena bianca, ci ha deluso, poi ci ha deluso Giorgio Almirante con il Movimento Sociale Italiano, poi ci ha deluso l'uomo qualunque, che è il risultato più qualunque di tutti noi gli altri uomini qualunque. Poi ci ha deluso la Lega, quando è venuta a Mani Pulite, Tangentopoli, Forza Italia, Alleanza Nazionale, ci hanno deluso la Margherita, la Quercia, il Garofano, il Girasole, l'Ulivo, il Calciofino, il Cetriolo, il Ravanello, poi il PDS adesso, il PD di Fondazione Comunista. Poi c'era un altro partito, DS. Ecco, prima del PDS, che
care e cari giovani, c'era IDS. È incredibile, quante sigle. PDL, PD, PS, tutto scritto mi sembrerebbe. E poi speriamo che non ci deluda anche il Movimento 5 Stelle, che non avanza, non avanza, non avanza. E anche se sembra che avanza, lo ripeto un'ennesima volta, non avanza. E poi chi altri c'ha di lutto? I Girotondini, che si sono rifatti a un movimento francese di epoca rivoluzionaria. I Girondini, le tute bianche, ci hanno deluso Occupy Wall Street. Vabbè, anche in Italia c'è stato qualcuno che voleva occupare la borsa di Milano, non è cambiato nulla. Poi ci hanno deluso il PD, il PDL, l'ho detto, no? E vabbè, che si può fare, che si può dire? I grandi ideali del XX secolo stanno ancora con vita nella nostra società, ma stanno agonizzando, ormai sono irriconoscibili, alterati e demenziali. E senza senso, se ci sono classi sociali, non sono più quelle del tardo 800. Se ci sono partiti politici, non sono più neanche quelli della Seconda Repubblica, perché se sono scissi, forse fra di loro, riscissi, adesso PD e PDL sono un unico acronimo. E se ci sono ideali politici, non sono più quelli di una volta, anzi, non ci sono più. Tutto va, come dice Occhetto, per il rimborso delle spese, perché lui deve mantenere i figli disoccupati. Ma a me chi me lo compra un nuovo cellulare? Mi devo fare deputato? Poi, non so, mi mancherebbero 17 minuti ancora di programma, però faccio questo per dirvi come il secolo XX sia stato sì dei grandi ideali, ma di grandi ideali distruttivi e corruttivi per la mente umana, che non hanno liberato nessuno, ma hanno tenuto sotto il loro gioco milioni di persone, causando milioni di morti. Questa è stata la triste eredità del XX secolo, altro che grandi ideali. Milioni di morti dappertutto, guerre inutili, nel nome del razionalismo scientifico, ideologico, politico, si è voluto rifare la società. E ogni volta che si è intentato fare una cosa così, razionalizzando la società, si è distrutto tutto e si è rovinato vite umane. Ve ne rendete conto? Quante esistenze si è rovinato? Quante vite si hanno sciupate, quanti morti nella prima guerra mondiale sul fronte per una guerra inutile, fratricida, genocida, perché non è stata meno della seconda guerra mondiale. Lo dovete sapere voi, che vi dicono che la seconda guerra mondiale è stata la cosa peggiore del mondo. No, ce ne saranno altre 100 di cose peggiori nel mondo, uguali alla seconda guerra mondiale. La prima guerra mondiale non è da scordarsi ed è una di queste. Quindi non ci sono grandi ideali e forse oggigiorno non ci sono neanche più ideali. Che cos'è un grande ideale? Per me, a questa altezza della mia vita, unicamente un grande delirio. E forse i grandi ideali sono stati un'ottima occasione per avere una catarsi, la catarsi della ragione, per poterci noi occidentali, noi europei occidentali,
e non solo liberare dalle nostre follie, dai nostri demoni interni. Quindi i grandi ideali sono stati un momento unico del XX secolo, nazionalsocialismo, bolscevismo, socialismo sovietico, per liberarci catarchicamente in forma catalizzante di tutti i nostri deliri di dominio e di espansione. Soltanto che noi non abbiamo capito le nostre dominanti psicologiche in Europa, noi come popoli, ma i nostri politici le hanno capite e le stanno sfruttando le stesse dominanti interiori, psicologici, con i nostri retroterra culturali, per riportarci di nuovo agli stessi punti del collasso originatosi nella prima e seconda guerra mondiale. Quindi, se non si comprendono i dominanti interiori, gli archetipi, questi ci terranno succubi, saranno i nostri incubi e ci strumentalizzeranno per ripetersi una e un'altra volta le stesse situazioni del passato. Quindi rivivremo la storia, perché i nostri dominanti occulti, questi archetipi che non riusciamo a capire della nostra cultura e della nostra psiche ancestrale, si reitereranno come lo hanno già fatto in occasione della prima e della seconda guerra mondiale, per ripetere le stesse scene, gli stessi errori. Per me la vera rivoluzione passa per la comprensione della psiche umana e della spiritualità. Non si tratta di trovare una dottrina economica o politica migliore, ma di comprendersi introspettivamente e di poter capire quali sono le dominanti, tanto individuali come collettive, di un popolo. Altrimenti ripeteremo una e un'altra volta le stesse catarsi collettive. Comunque, ad ogni buon conto, vi lascio. Questa è stata un'ispirazione, non ho potuto farla in diretto e poi l'avrei voluta fare la mattina, ma ero molto stanco. Comunque, ho visto che su Google Plus il mio ultimo programma radio ha suscitato un dibattito. Quindi colgo l'occasione per fare questo altro dialogo, questo altro monologo, quest'altra riflessione sul tema per vedere se a qualcuno può interessare, ribattere anche questo. Vi ringrazio di seguirmi, non mancate di seguirmi in YouTube, Santen Chan, e anche nel mio canale Radio Santen Chan. A presto e grazie di tutto. Dal vostro Santen Chan.